In questa presentazione, con una presentazione condivisa con l'amministrazione comunale, noi abbiamo correttamente dato spazio, cosa che mi fa piacere anche di rappresentare al professor Russo, che tutto quello che stiamo realizzando, quello che avevamo immaginato di realizzare, si inserisce nell'alveo di una programmazione molto più ampia che la Regione ha portato avanti e di cui avete ampiamente lasciato traccia. Il Comune si sente tutta la responsabilità di essere soggetto programmatore in un finanziamento complesso che ovviamente ha delle regole ferre in processo, diciamo, piuttosto complesso, e quindi voglio dire non voleva in nessuna maniera essere un modo per trascurare il ruolo fondamentale che ha avuto la Regione in questo periodo. Richiamando un intervento che io ritengo particolarmente interessante, il professor Rendone, dove ha esposto un modello decisamente interessante, noi abbiamo esposto in via preliminare dei dati che riguardano il contesto nel quale ci muoviamo e che in un'Italia che è fatta da 7.914 km di coste, quasi 8.000, di cui il 55% sull'area peninsulare, le coste della regione Calabria con 780 km rappresentano il secondo polo sull'intero piano nazionale. Abbiamo rappresentato che sempre fonti MIT 2017, fatto 97.500 il numero di unità da diporto che oggi sono censite tra gli uffici marittimi periferici e quelli della motorizzazione civili, la risposta a questa domanda, l'offerta è di 64.000, quindi un terzo. Ovviamente se sommiamo questi dati, quelli degli approdi di punti di ormeggio che sono delle strutture non stanziali, arriviamo a 158.000, quindi c'è già un dato generale che rappresenta un gap nazionale. Però la cosa di cui ha ben dato evidenza il professore nell'intervento precedente è che noi passiamo dal nord, che abbiamo un'incidenza di chilometri di posti barca a chilometro di costo di 70,3, per passare al centro con meno della metà, di 30,1 posti barca a chilometro, per arrivare al sud che ne ha 12,5. E se mettiamo in evidenza un altro dato della crescita dei numeri di posti barca negli ultimi 12 anni, quindi dati 2005-2017, abbiamo che se a fronte di una crescita nazionale del 21,3%, la Calabria ha avuto una crescita del 177%. Nonostante questo, abbiamo che nell'ambito di questa programmazione, noi pur la regione rappresentando il secondo polo nazionale in termini di sviluppo costiero, ha un'offerta che vale solo il 3,6%, cioè passa dal 18% al 3,6%. Queste immagini testimoniano che noi inseriamo questo progetto, noi progettisti ma anche l'amministrazione comunale, nell'alveo di una programmazione più ampia, che è quella appunto che nasce con il master plan per lo sviluppo costiero della portualità, ma trova un notevole apporto nel piano logistico complessivo di cui ci ha parlato anche il Presidente, con un sistema di 10 porti sul versante ionico e 14 sul versante tirrenico, tra porti commerciali e porti che hanno diverse funzionalità, con una variante che, stando ai dati del censimento del MIT, noi abbiamo che il 46% delle disponibilità di posti barca sta sul litorale ionico, dove sarà proposto l'intervento di Catanzaro, finanziato appunto con i fondi della programmazione regionale, e il 50% sul litorale tirrenico. Questa slide rappresenta quel confronto di cui vi avevo parlato prima, del rapporto della percentuale sulla costa peninsulare, quasi 18% della regione, che viene confrontato al 3,6% della disponibilità di posti barca. Ora, nell'ambito di questo ragionamento, il progetto che proverò a presentarvi in poche battute si propone tre target di riferimento. Il primo target, ma proprio nell'alveo di quello che aveva programmato la Regione, è quello della salvaguardia degli investimenti pubblici.
Noi stiamo parlando di un porto che nasce nel 1950-53, viene realizzato tra il 53 e il 69 e viene classificato come un porto rifugio, quindi di interesse nazionale. Nel 74 riceve, a seguito di una serie di mareggiate importanti, il gennaio del 74 riceve notevoli danni, ha una riconfigurazione che passa per un adeguamento tecnico funzionale approvato nel 2000 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e l'attuale configurazione delle opere infrastrutturali, peraltro incomplete nella parte interna, viene completata e alcune opere sono ancora in corso di collaudo. Quindi il primo riferimento che abbiamo tenuto conto è quello di salvaguardare la serie complessa degli interventi che sono stati fatti nel tempo dal 53 a oggi, senza buttare nulla di quello che è stato realizzato. Il secondo target di riferimento è quello di tentare, nell'ambito, diciamo, dello specchio arco disponibile della programmazione già approvata, di razionalizzare le funzioni e ottimizzare gli spazi, ragionando sulla pesca, sul diporto, sul bunkeraggio, sui cantieri dei servizi, sulle unità di navali della Capitaneria di Porto e sulla sicurezza e sul trasporto marittimo. Quindi parliamo di turismo, ma questo progetto ovviamente non esclude temi ambientali, non esclude temi che riguardano l'ICT, non esclude, diciamo, nessuno degli argomenti che in questa maniera brillantemente sono stati trattati da chi mi ha preceduto. Il terzo punto di riferimento riguarda invece una questione che è più attinente allo sviluppo del territorio, cioè quello di realizzare un porto che non è fatto guardando solo ai diportisti, ma un porto che abbia delle aree di fruizione pubblica in grado di poter dare risposte al territorio e di poter lavorare 365 giorni all'anno. Come vedete, questa è l'attuale configurazione del porto sulla quale abbiamo lavorato. Da queste immagini vedete che soltanto una parte, cioè le opere foranee sono state completate, soltanto una parte della banchina di riva rimane attrezzata con un banchinamento, la residua parte ovviamente è utilizzata, sottoutilizzata da una serie di pontili che utilizzano per quello che possono quello che c'è. Il progetto, a fronte di questa planimetria di inquadramento che rappresenta l'attuale stato dei luoghi, interessa, per quanto riguarda anche il finanziamento che è stato destinato alla Regione, quindi quello di completamento, un'area che tra terra e mare è 59.700 metri quadri e riguarda questo profilo in rosso che voi vedete. Quindi tutto quello che attiene gli studi, gli impatti, tutto quanto, diciamo, attiene a una fase che ha preceduto questo intervento. Questa è l'ipotesi di configurazione su cui noi abbiamo lavorato e, come vedete da queste immagini che rappresentano gli spazi funzionali, vediamo che abbiamo un'area destinata al diporto con una scelta ben precisa di non radicare a terra i pontini, ma quello di utilizzare la banchina di riva per tutti gli ormeggi in andare. Questa è una modalità per una migliore fruizione del porto turistico, soprattutto per chi non è un diportista. E ovviamente destinare la banchina di riva a imbarcazioni che abbiano delle lunghezze, diciamo, più importanti. Realizzare una dassena di servizi che ha un banchinamento di oltre 120 metri lineari destinata esclusivamente alla pesca, con una retrostante area utilizzata in via esclusiva di 10 metri e con la possibilità di utilizzare quello scivolo di alaggio che avrà una duplice funzione, sia di servire il diportismo nautico sia l'assistenza ai mezzi della pesca, e riutilizzare quell'area che oggi pure è presente, che possa in radice del sovrafrutto. Realizzare un'area destinata, una banchina destinata in via esclusiva ai mezzi, alla sicurezza, cioè ai mezzi del navale dell'autorità marittima, e sull'altro fronte, sempre con un sezionamento di un pontile di adeguata larghezza, trovare lo spazio per una destinazione trasportistica che si inserirà certamente in un progetto di più, diciamo, di maggiore ampiezza, che potrebbe riguardare sia il trasporto con mezzi veloci su tratti costieri, sia i collegamenti tramite shuttle, così come avviene in tante parti d'Italia, per unità crocieristiche che ormeggiano in rada e potrebbero avere dei pontili sbarcatori con, diciamo, dei mezzi che portano dai 150 ai 300 metri.
Poi c'è un'area destinata al bunkeraggio, anche qui con una doppia funzione, sia al bunkeraggio privilegiato per i mezzi di lavoro, sia al bunkeraggio sul lato esterno per le unità di diporto. E poi c'è questa distribuzione razionale dei pontili che praticamente divide due darsene, dove i punti di radicamento alla banchina, al sottofrutto, sono soltanto questi, mentre questo pontile ad emicilio che viene posto a ridosso dell'esistente scogliera serve quest'altro sezione dei pontili. È un progetto che prevede la costruzione, diciamo, anche in... seguendo, diciamo, il percorso infrastrutturale già avviato, con la realizzazione di piccoli cassoni, quindi di opere poco invasive, e parliamo della realizzazione di circa 650 metri di nuovi banchinamenti e 710 metri di nuovi pontili. Quindi voglio dire, un porto che ha una sua dignità sotto tutti i profili. Questi sono i dati sui quali, voglio dire, vi potrete soffermare in un secondo momento, ma rappresentano meglio le questioni che vi ho rappresentato. Questa è una slide sulla darsena tecnica, questi sono i dati che vi avevo esposto sul diportismo. E poi c'è un'area di cui prima non vi ho parlato, che posta a ridosso del secondo accesso del porto, quello da realizzare, che è destinata alla cantieristica e al rimessaggio, perché un porto turistico che si rispetti non può non avere una sezione dedicata alla cantieristica in sito, così come non può non avere impianti di pump out che danno risposte ambientali anche per quelli che sono, diciamo, i servizi ai diportisti. C'è una cosa interessante, che quest'area, questa banchina, che sarebbe la terza della darsena, è destinata al varo e all'alaggio non solo dei mezzi del cantiere all'interno del porto, ma anche, con questo accesso, voglio dire, che è indipendente, in ingresso e in uscita, anche per gli altri cantieri presenti sul territorio. Queste sono delle slide che rappresentano un pochino, diciamo, la nuova rampa, l'area cantieristica. Questo invece rappresenta tutta la parte a ridosso della banchina di riva, un'area che ha una movimentazione, ha delle variazioni di quota proprio per avvicinare la città a quest'area di fruizione pubblica. Il marciapiede esistente, come vedete, il marciapiede che attualmente viene ampliato di circa 8 metri, meglio, diventerà 8 metri, viene ampliato di circa 5 metri, e nell'area, nel volume sottostante, si potranno realizzare tutte quelle unità, sia di servizio del porto, ma sia quelle unità che potranno dare una vivacizzazione a questo sistema, di quest'area pubblica, che è leggermente rialzata di circa un metro e consentirà di dare lo spazio a questo sistema. Come vedete, il porto avrà un accesso bidirezionale, che è quello esistente, un altro accesso sempre bidirezionale, che è quello di progetto che vedete sulla mia destra, che è quello che servirà il cantiere nautico, un domani gli esercizi per i collegamenti marittimi minori, servirà la capitaneria, e quindi essere indipendente dal resto della parte. E poi ci sarà una viabilità di servizio, però a transito limitato, che serve il bordo banchina, addirittura con dei posti assegnati per le imbarcazioni di grande dimensione, posti che chiaramente sono, da cui vista viene mitigata dal rialzo che viene realizzato da questo spazio della piastra. Al centro di questa piastra è previsto un circolo nautico con una serie di funzioni, e questo circolo nautico, che ha questo distributivo interno, anche quindi con una serie di strutture di servizio che servono proprio il porto turistico, questo vedete un particolare della sezione in cui si vede come il porto si riavvicina al waterfront della città, dove nella parte alta 5-17 noi vediamo il percorso, la passeggiata pedonale che sarà dotata anche di due accessi con delle scale, in modo tale da poter consentire di arrivare al porto non soltanto dalle rampe carrabili laterali. Questa è una sezione più ampia. Io vado con una certa fretta per l'orario, perché non vorrei occupare altri spazi, però queste sono un po' di sezioni funzionali tratte da un progetto che ovviamente vi immaginerete che
molto più complesso, e questi sono alcuni dei, diciamo, degli spazi, dei video che riprendono, diciamo, alcune immagini che riprendono la struttura di questo circolo nautico, la cui terrazza è connessa e collegata pedonalmente al waterfront e sarà fruibile per l'esterno. Queste continuano ad essere l'immagine del nuovo assetto del porto, diciamo del completamento del porto così come pensato. Questa è la vista del circolo da mare, questa è una vista serale, e se siete d'accordo io chiuderei l'intervento facendo...